Eccoci qua. Ciao a tutti. Per questo vlog c'è bisogno di una piccola premessa, perché domani mattina facciamo allenamento e poi partiamo per Cervia, dove venerdì giocheremo alle 21 la prima partita di Coppa Italia contro Torino. Come sapete, la Coppa Italia funziona che se vinci vai avanti, se perdi torni a casa. Quindi noi potenzialmente potremo giocare venerdì e tornare a casa, giocare venerdì e sabato e tornare a casa, o giocare venerdì, sabato e domenica la finale e poi tornare a casa. Ci sono 8 squadre, di cui 7 non vinceranno la Coppa Italia e una la vincerà. Quindi tutto questo per dire cosa? Che io ho deciso che farò il vlog della Coppa, mi porterò dietro il cellulare e cercherò di, in maniera ovviamente sempre delicata e senza intaccare la routine mia e di nessuno, riprendere quello che potrò per raccontare questo avvenimento, che credo sia un avvenimento bello al quale io non ho mai partecipato in vita mia. Quindi, qualunque sia il risultato della Coppa, io non posso saperlo. Potremo vincere o potremo non vincere. Purtroppo nello sport è così. Non voglio che ci siano rotture di coglioni, né nei commenti né personali a me, perché come sapete il vlog non intacca niente. Questo vlog sarà montato al ritorno dal viaggio, quindi ecco, non voglio rotture di palle, perché come sapete bene io sono prima un professionista e poi uno che fa dei video, faccio il mio lavoro, che è la pallacanestro, sempre al meglio delle mie possibilità, e poi faccio dei video per raccontarlo, perché mi fa piacere e perché ho dei bei feedback e so che fa piacere anche chi guarda questi video. Quindi vado a letto, ci vediamo domani per il primo giorno, che sarà un giorno di avvicinamento alla Coppa e per gran parte di viaggio. Buonanotte. Buongiorno, è giovedì. Celebriamo la primavera con la polo a maniche corte. Andiamo. Ieri sera ovviamente il rituale pre-partenza. Ci siamo fatti la classica cena con i ragazzi a base di mozzarelle e ricotta. Senza esagerare ovviamente, andava fatto un richiamino di mozzarella di bufala e ricottine. Bisogna essere precisi. Ovviamente non si può fare niente prima di aver fatto il... Anti, sono negativo? Negativo. Questo è positivo. Andiamo a lavorare, raga. Allenamento, stretching, ghiaccio, doccia, pranzo al palazzetto tutti insieme e si va? Perfetti. Sei pronto? Vai. Sei pronto. Uff. Giusto dirlo. Cioè. Questa scarpa ha un problema. Qui siamo al limite. Rischio. Bisogna prendere un'altra scarpa nuova e portarcela dietro. Perché è troppo rischio. Buonasera. Salve, salve, salve. Se puoi contare i soldi è che non hai abbastanza. Sfigato. Charlie, what you doing? Giovarino. No. Allora si parte? Si parte. Siamo tutti contenti di essere arrivati uno. Come sta, signor Carmande? Innanzitutto un saluto. Buongiorno a lei, signor. Come sta? Facciamo le persone per bene e seri. Forza, sei carico? Allora sì, signor Marino. Abbiamo mangiato. Siamo risultati tutti negativi? Abbiamo lavato i dentini. Beh, un saluto ai ragazzi del vlog. Un saluto ai ragazzi. Persona spregevole. Pausa. Un ghiaccioli, preferisco i ghiaccioli. Ottimo. Una spremuta e questi. Si riparte. Allora ragazzi, vi raccontiamo un disagio. Si è rotto il condizionatore in pullman e quindi il viaggio è stato un incubo.
Avio? C'ho freddo ora. Sì. Sempre. Si vede, lo va. Anche Gigi. Eccolo. Veramente 8 ore così non bene. Arrivati a Milano Marittima. Buonasera. Buonasera. Quinto piano. Grazie. 20 e 30. 20 e 30 cena. Sì. Luce. Vista. Porca miseria. Non male, vale, eh? Ah, Gigi, ho doccia. Ciao Tommaso. Sì, immediata. Il viaggio senza... mi sono fatto una doccia perché ho accusato veramente tanto il viaggio. Luigi, puoi tirare lo sciacquone mentre parlo. Andiamo a cena. Luigi è confuso. Ragazzi, cena fatta. Sono stanco dal viaggio. Vado a letto. Ci vediamo domani. Notte. Buongiorno. È venerdì. Luigi, potremmo fare un po' di luce all'interno della stanza? Guarda qui che gesto. Sarebbe un sogno. Lo mettiamo calmando. Allora Luigi, colazione fatta, 9.40, abbiamo 20 minuti e poi si va allenamento. Stamattina abbiamo il campo solo mezz'ora, perché ci sono 8 squadre e a mezz'ora iniziano le partite. Come ti senti? Ciao. Carico. Pronti? Non sembra, no, non sembra. Grega! Grazie. Tac. Va bene, dai, bene, sto recuperando, adesso mi sento bene e mi auguro che faremo una bella partita. Ovviamente l'avversario che incontriamo è molto forte. Come essere qui a Cervo in questa finale di Coppa Italia? È bello, come dicevo prima, è la prima volta che partecipo, quindi è bello. Io non avrò una carriera lunga altri 15 anni, immagino, quindi sono tutte crocette che mi piace mettere. Darò il massimo come tutti i compagni per rendere questo evento ancora più speciale. Andiamo a Berga a fare un po' di stretching? Direi proprio di sì. 20 minuti di stretching nell'erba, fatti bene. Abbiamo fatto allenamento, abbiamo fatto stretching nel giardino, due passi qui sotto. Adesso doccia, 12.30, riunione video, alle 13 pranzo e poi riposino. Lascerò il telefono in camera per riunione pranzo. Buon riposo, Luigi. Ciao, Tommaso. Ci vediamo a merenda. Guardo Yakidale per addormentarmi. Dall'oltretomba mi fa veramente schifo giocare alle 21. Troppo tempo il pomeriggio per riposare. Non è che per la partita devi riposare 20 ore. Sono le 5. Mancano 4 ore alla partita e mi sembra di essere nel letto da 2 settimane. Vabbè, adesso mezz'oretta faremo merenda. Tra l'altro sono 30 gradi. Oggi è il 10 d'agosto a Milano Marittima. Con la differenza che non c'è nessuno per strada. Di partita di Torino, gli avversari di oggi. Luigi, si va a giocare. Io direi che ora beviamo il classico caffè doppio e poi il cellulare lo mettiamo in tasca e ci vediamo dopo la partita. Dite incrociatevi. Vai, Tommaso, vediamo che succede. Dai.
freccia, ancora gran circolazione di palla per Scafati, Marino azioni soprattutto grazie a Cruz Pinkins, show di Campani, perso Benvenuti, rotazione. Sicuramente è stata una grande vittoria, ce la siamo dovute costruire questa vittoria col lavoro in questi mesi e oggi sono contento perché paradossalmente siamo una squadra con tanti punti nelle mani, ma poi l'abbiamo vinta in difesa facendo il piano partita, facendo quello che il coach ci ha detto. E poi in difficoltà in traffico, la ributta fuori per Marino che invece che tirare, che sa fare male nei momenti difficili delle partite. Cucci lavora a dare il Jackson, ultimi 4 secondi, Marino nel mismatch contro Diop, ancora va da Jackson, però che serve Cucci, palla poi restituita al playmaker toscano, Diop effettua uno show piuttosto lontano. Let's go! La prima andata! Let's go! Ciao a tutti! Sono così contento, cazzo, di questa vittoria. Adesso giochiamo fra 20 ore. Tostissimo. Che vittoria, raga, sono davvero, davvero contento. Give me two more! I got two more games for you. I don't know about no weeks. I got two more games. Salute ragazzi, Luigi. Grande Luigi, sono così contento. La più dura sarà riposare, Luigi. Sì. Sarà dura. Fino alle 3. Mezzanotte meno 10, ci stiamo muovendo ora dal palazzetto. Avion. Avion. Oggi mi hanno chiesto, perché avion? Non lo possono, non si può sapere. Charlie, what you do? Charlie, serve ghiaccio. Non ho capito. No, hai capito. Buon appetito, Luigi. Buon appetito, Tommaso. Solo mezzanotte. Tre minuti. No, è la vita mia, va bene, vai, vedi. La droga. La troverò una luce. Una luce. Oh. Vieni da me. Signor Marino, buonasera. Vieni da me, signor Carmando. Ok, ok, ok. Facciamo 2 euro di ghiaccio, fa 2 euro e 2, fra. 1:10 di notte. Ghiaccio alle ginocchia. Gigi fa i piedi. Poi ce li scambiamo. E poi si dorme. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani. Notte. Piccolo aggiornamento prima di dormire. Ho dovuto portare, me l'ho dimenticato, alle 2 di notte i panni sporchi a lavare gli scaldamuscoli e i calzini della partita perché non posso usare uno scaldamuscolo e un calzino che non sia sempre il solito per giocare perché come tutti sono malato. Ora dormo ragazzi. Dai. Buongiorno. Anche il sole non mi convince granché stamattina. Wow. Guarda dove ti ho portato, Gigi. Che posto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. A the day. Colazione e adesso vado al mare che è qui davanti all'albergo e vado a mettere le gambe nell'acqua ghiacciata 10 minuti e poi alle 11 andiamo all'allenamento. Sono col preparatore, facciamo un bagno al mare, non è una cazzata, è una cosa veramente rigenerante. Ci voleva Gigi. So che vorreste vedere qualcosa di meglio per il vlog, ma la routine è sempre la solita. Non ci sono grosse novità. Andiamo ad allenarci, Luigi. Facci vedere un bel sorriso. Oh, che bello. Devo fare delle valutazioni, Luigi, perché le scarpe stanno veramente andando. Rischio enorme. Mamma mia, che ansia. Grande. Grazie. Porta. Cosa ci deve scrivere? Adesso vorrei parlarvi di un programma nuovo, cose nuove. Andremo in albergo, faremo riunione tecnica alle 12:30, il pranzo alle 13. E c'è un vento che sembra di essere in Siberia, zio caro! Riunione video e pranzo, siamo tiratissimi, prendo le ciabatte e si va, ci vediamo dopo.
Anche oggi pomeriggio è arrivato il momento di buttarsi nel sarcofago. Sveglia alle 5 e un quarto, merenda 5 e mezzo, partenza alle 7. Devo dormire almeno 2 ore oggi pomeriggio. Il risveglio è stato straordinario con il signor Carmando che mi ha portato la merenda. Questa è la merenda. Sono antinfiammatori, niente. No, devono credere che è droga. Allora, è il momento di recuperare tutto. La roba che ho fatto lavare stanotte. 1, 2 e 3. Signori, vado a recesso. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ciao Piero. Andiamo. Rituale del caffè doppio con Gigi. E si va. Il telefono va nello zaino e ci vediamo dopo la partita. Dita incrociata. Ragazzi, spero siate disponibili anche a un finale senza lieto fine, perché abbiamo perso male, io mi sono fatto male, siamo appena rientrati, sono le 8:20 del mattino, siamo partiti all'1 di notte ieri sera e quindi non avevo più voglia ovviamente di filmare dopo la partita per la sconfitta, perché mi sono fatto male, perché non ne potevo più, ero molto stanco e triste. Non lo so cosa ho fatto lo stesso crack all'alluce dell'altra volta, vorrò aspettare martedì credo per fare qualche esame. Sul momento la sensazione era che si fosse rotto di nuovo, mentre adesso non lo so, perché non è così tanto gonfio e mi fa meno male, quindi potrebbe anche non essere andato, potrebbe non essere niente come potrebbe essere rotto, non lo so, sono un paranoiato, ma devo aspettare martedì. Niente, non era il finale che speravo per questo vlog, mi sarebbe piaciuto giocare un'altra finale, ma purtroppo gli altri sono stati più bravi di noi, bisogna accettarlo. Adesso ho bisogno di dormire, perché in pullman ho dormito poco. Se il video vi è piaciuto, anche se dubito, con questo finale triste, iscrivetevi al canale, lasciate un like, supportate questo piccolo progetto. Io vado a dormire perché non ne ho più. Buonanotte. Ah cazzo, buona Pasqua, è Pasqua oggi, vi risparmierò il video del pranzo di Pasqua su Skype a sto giro, tanto non frega un cazzo a nessuno, è Pasqua oggi, porca miseria, buona Pasqua, ciao.